perché ti trovi in questo cerchio del grano? Mi trovo qui per analizzarlo, al di là del fatto che possa averlo fatto una persona calpestando un magnifico campo di grano, quindi atto vandalico. Al di là, io studio più che altro la socialità di quello che creano questi simboli quando appaiono, come muta il territorio, come mutano le persone cambiano idea su certi temi radicalmente, le persone cambiano proprio, iniziano a interessarsi nuovamente a degli aspetti della loro realtà, di quello che sono, pertanto del loro territorio. Laddove prima invece erano incuranti di ogni cosa che li circonda, vivevano nel loro tran tran quotidiano, in mezzo a cicli che ormai il nostro establishment ci impone per sopravvivere. Sì, che oggi come oggi non stiamo vivendo ma sopravvivendo, ricordiamoci. D'accordissimo. E poi scusa, guardati intorno, dimmi tu, là, anche paesaggisticamente parlando, la cosa non fa una piega, porti qua. Anche perché io sono da anni un teorico del diritto alla camporella, no scherzo, del fatto che non strappo fiori da portare alle donne, ma porto le donne dove vivono loro. E questo è il posto più adatto per portare delle donne per farle rinascere, perché noi abbiamo bisogno che la donna, la figura femminile, rinasca e con essa tutto l'interesse verso ciò che è la vita, il biologico, l'organico, il biodinamico. Che tende appunto a rivitalizzare i terreni, le colture, il cibo che noi diventiamo mangiando. Tutto qui. Secondo te chi ha fatto questo cerchio nel grano? Secondo me, non lo so, non mi interessa tanto, se devo dirti la mia, io non posso dirti chi, c'è una persona che asserisce su internet di farli lui qua in Italia, altri in Inghilterra. Ma io ho anche molti filmati di sfere lucenti fatti anche in orario diurno, quindi e non contro luce, pertanto non flares o altre aberrazioni delle onde luminose nella lente della camera, e dove esse fluttuano su formazioni, sostano in zone adiacenti ad esse, sempre comunque aree sacre per le culture che le ospitano, sì. Culture druidiche, e qua nel pavese non lo so se in passato qui fosse culto o ci fosse una fonte energetica, magari una sorgente d'acqua, ma abbiamo vicino una sorgente d'acqua, là c'è il cimitero. Direi che siamo abbastanza vicini a un luogo particolare. Direi. Niente, vengo qua anche per analizzare appunto le... E cos'hai rilevato, infatti? Scusami. Allora, ho rilevato un campo geomagnetico in concomitanza dei tre centri dei cerchi maggiori. Ah, dei tre centri dei cerchi. Dopo lo faccio anche nel triangolo. E un campo di diametro di 2 metri. Facciamo 2 metri. Sì. Cosa succede? Ho rilevato un discreto voltaggio in termini di millivolts in corrente continua e invece non ho rilevato alcuna corrente come in questo momento continua. Abbiamo 0 ampere. Cosa significa tutto esatto, questo? Esatto, cosa significa? Significa che siamo in presenza... Ciao. Ci sentiamo. Siamo in presenza di un campo elettrostatico. Quando tu rilevi un voltaggio e non una corrente, il campo non è elettrico, altrimenti avremmo un moto di elettroni, ma è elettrostatico. Per cui siamo nel panorama di Tesla, Van der Graaf, tutti gli scopritori dell'elettricità statica, che non è la corrente, che però il pezzettino di carta te lo attrae, quindi siamo comunque in presenza di un fenomeno magnetico o elettromagnetico. Un'ultima domanda, secondo te perché vengono fatti questi cerchi nel grano? Allora, dipendentemente da chi li fa, se sono ragazzi che ci diano il manuale, che mandino, avevano scoperto un critico che spieghi le loro opere, che tra l'altro sono molto temporanee e non tornano mai più, perché ogni simbolo è diverso da un altro. Quindi siamo dentro un mandala fugace che durerà meno che una farfalla probabilmente. E se invece fossero le sfere, i significati sono infiniti, si sprecano dalla denuncia contro le colture OGM, perché se noti questo non è grano senatore Cappelli, ma è modificato, è creso, guarda com'è basso. Se avessi giocato nei campi di grano quando giocavo con le mie amiche da ragazzo non mi sarei mai divertito, ok? E
Ma poi ha anche altri temi, il controllo idrico, l'attenzione sulle colture, sull'agricoltura, sull'operato dei veri eroi della nostra società, che sono i coltivatori diretti, oggi sempre meno, sempre più dissanguati dalla grande distribuzione, affamati da chi controlla l'acqua, con programmi di geoingegneria clandestina con cui controlla appunto il panorama idrico internazionale. Che ci farà finire come nell'Ottocento in Sicilia, dove se non davi soldi alla mafia non ti aprivano l'acqua, però a livello globale e basta, non quindi so se andare avanti. Sono messaggi provenienti da altri mondi? No, sono messaggi provenienti magari da altri mondi, ma comunque rivolti al nostro mondo, alla nostra consapevolezza. Che magari ci dobbiamo svegliare. Dobbiamo svegliarci, perché se la gente non cambia, mai nulla cambierà, perché non è il Berlusconi, non è il Prodi che comanda. Non sono loro a mettere mano alle tasche e a dare i soldi alla o a tutte queste grandi multinazionali. Siamo noi il nuovo ordine mondiale. Fermiamo noi stessi, cambiamo direzione. Va bene, ti ringrazio. Di niente, grazie a voi. Ciao.